E qua giustamente ci sono due porte a rompere la minchia. Entriamo nella prima a destra. Sì. Raga, si può stare fermi. Guarda, 40 minuti ci abbiamo messo, Beppe. Oh, ma tanto... Attenzione. No, è una bottiglia, pensavo fosse uno spray da cura. Ah. Dentro al camino cosa c'è? L'ultima. Pazzesco. Allora. L'H dell'unità. È un camino. Piglia st'unità. Ma poi qua chi cazzo ci dormiva così nella merda? Fatemi capire. Mancano... Dopo che non troviamo file da leggere sulla lore delle cose, vabbè. Ma io per questo ti dicevo che secondo me ci mancava qualcosa, perché poi abbiamo trovato quella poesia, che serve? Vabbè, usciamo da qua perché sembra che non ci sia un cazzo. Fammi prendere questa bottiglia. Niente, ma fa prendere, sei riuscito a prenderla? No. Non so se è andato a posare già sta placca al lato, anche se abbiamo quella porta avanti da aprire, ma... No, andiamo alla porta avanti. Cioè, speriamo, vabbè, dai. Cazzo duro, io sto andando. Ma sto andando anch'io, tanto. Penso come minimo ci sarà Cristo. Vabbè, poteva andare peggio. Ma pare che tu mi hai detto che... Vediamo, non mi... Ok, raga, non mi funziona mai, cazzo. Vabbè, poteva andare peggio, sì, sono solo due stronzi. Va bene, allora c'è, raga, c'è un foglio da leggere, esatto, mi sa, finalmente. L'hai chiamato. Però Gino, devi leggerlo. Allora, diario dell'apprendista direttore. Mi chiedo quale sia l'oggetto dell'assidua ricerca del direttore Marcus e a cosa sarà mai dovuto quel suo strano interesse per le sanguisughe. Interesse. A volte sembra che nutra amore nei loro confronti, addirittura. Girano voci secondo cui quelle sanguisughe nascondono qualcosa di pericoloso, dici? Ed è vero che quando Dennis ne ha toccata una, ha contatto la febbre. E anche minchia, oggi... peggio del Covid. Raga, ho sentito nuovamente quei lamenti agghiaccianti oltre quella porta. Meglio non indagare perché non ho nessuna intenzione di avvicinarmi a quella roba lì. Neanche se dovessi impolverare il direttore, non voglio fare la stessa fine di Dennis. Poveraccio, non fa altro che grattarsi, mi fa venire prurito soltanto a guardarlo. Ben Telandia. Andare forse devo, se posso, MacMoe. Dennis è andato, vado fame. Aiuto mamma. La mamma è l'ultimo sempre il primo primo pensiero è mamma, secondo FSK, ragazzi. Esatto. E quindi qua c'è un cassone. La scatola di legno con all'interno. Niente, qua non c'è un cazzo praticamente. Sei venuti qua per leggere allora, questo? Sì, praticamente questo te faccio il fatto, vabbè. No, cosa abbiamo trovato qua dentro? Niente. Niente abbiamo trovato, no? Sto iniziando ad incoglionire. Pensavo fossimo nella stanza di prima. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Non abbiamo trovato niente veramente. Sì. Siamo venuti qua a sprecare munizioni. Siamo venuti qua per leggerci quello che ha l'orticaria. Sì, ma cosa me ne frega un cazzo, me ne frega, di quello che c'ha l'orticaria. Metti il gentle in beta. Però, raga... Anche... Io effettivamente qua non vedo mica un cazzo. No, non c'è un cazzo. Stiamo andando via. Adesso vedrai che torniamo indietro, c'è Cristo. Magari questa stanza era un motivo per far comparire tornando indietro. No. No. E niente, ce l'abbiamo fatta. Io poserei lo stendardo nell'atrio. Anzi no, che dico stendardo nell'atrio. E dobbiamo andare a metterli. Dobbiamo andarle a mettere. Fammi solo capire una roba qua. Qua dobbiamo fare altro? No. Dobbiamo solo tornare nell'atrio. Iniziamo a tornare nell'atrio. Vedi che c'è un posto con una porta rossa che non sappiamo che cazzo è. A S1. Aspetta. Vediamo.
Mappa a S1, hai detto. Hai capito? Oltre il terzo piano, se vai a S1, che Sì, penso che sia sì. sotterraneo, da sta porta rossa io non so che cos'è. Neanch'io. E poi abbiamo sta famosa valigetta. Esaminala perché c'è proprio la risposta. Esaminala sul fronte, Aspetta, ma dov'è? Partiamo da questo presupposto. eh. Ce l'avrei per Perché terra. me la rico... Eccola qua. Prendila e esaminala proprio, cioè, a livello proprio. Non devi neanche muoverla, mettitela frontalmente e schiaccia Ma X. raga, ma io... A parte che qua sto continuando a sbagliare i tasti, perché per carità. Però... Allora, raga, esamina. Osservando da vicino, si notano le scritte... Sì, però mi pigliate per il culo. Culo, esatto. Ma l'altra volta per me ci è apparso lo stesso, volevamo esaminare, ma l'abbiamo fatto speedrunner entrambi. Vaffanculo. 385 era? Sì. Guarda che io l'avevo esaminata l'altra volta, eh. Sì, ma io mi ricordo che l'avevi esaminata. Cos'è la Magnum? No. Qualcosa dentro. Componenti pistola. E dove me l'attacco alla minchia? Aumenta la precisione. Io gli do Voglio lui, gli do dire. lui. A lui? Vabbè, Sì, da lui. effettivamente. Vabbè, sono soldati tutti e due, raga. Però Ma la devi sì, è finire. tanto. Allora, combina. Dai. Lei è una donna. Arsenale su misura. Ma smettila, Beppe, di dir cazzate. Allora, boh, io ho combinato la iperpistola. Però no, dobbiamo prenderci i colpi del fucile a pompa, poi lo vado a posare perché ci sono le piattole lassù. Dove dobbiamo Piattole. andare? No, ma se ascolti me, io corro. Fai così? Sbatto la minchia. Però volevo capire sta porta rossa. Vabbè. È un po' strano. Per me i sotterranei dove stiamo andando adesso, però no, è strano perché in realtà. Però noi stiamo andando al terzo piano, ma. A parte che le chiavi le abbiamo pure buttate tutte, quindi. Perché per andare in quei sotterranei lì dove si passa, per Non me lo cortesia? ricordo, però devi scendere giù. S1, S1, aspetta. Ma per me quello lì era dove lei è caduta forse nel buco, però c'ho le scimmie di merda. Sei sicuro? Ma non era giù andando giù. Ma no, Io perché mi mi pare che ricordo lì finivi... Aspetta. S1 Se io scendo è giù qua dove. dall'armadio, qua che succede? Dal quadro? Dal quadro. L'unica cosa che noi possiamo prescindere giù è quella. Aspetta, io vado qua a Proviamo vedere ad dove andarci. succede. Aspetta, esatto. Voglio vedere dove finisco se sono lì nella mappa praticamente. Se apro la mappa. Però occhio, eh. S1. Però del seminterrato, vedi, non è giusto. Perché quello là era S1 della villa, non del seminterrato. Ok, allora da dove c'era la caldaia che poi scendevi giù. Quella zona dovremmo averla liberata. Vabbè. Solo che non mi ricordo come cazzo ci scendavamo lì adesso. Tanto non dobbiamo passare lì a prescindere per andare dai No, baccarozzi, dai scarabeuri. perché in realtà devi andare a destra, c'è una porta e poi sali su. O forse sì, mi Boh, raga, io ricordo. sto andando a destra. Sì, c'è una porta laterale e poi c'è una scala che vanno su. Devi Comunque, andare alle scale che vanno su. ieri per vedermi Spider-Man ho toccato un'impostazione pazzesca sulla TV. E oggi sto vedendo, Ok. praticamente penso sia quello, oggi sto gioco lo sto vedendo particolarmente fluido. Così. Particolarmente a fine. Fluido. Fico. Fluido. Fluido. Ciao, fai Ok. Beppe. T'a posto? Fluido. Sì, ho capito fica. Vabbè. Fico. Vabbè. Vedi, lì mi dice giù, se vado a sinistra. Andiamo a sinistra. No, ma questo è S2. Sono finito di nuovo nel seminterrato. E quindi non era questa la strada, Beppe. Come cazzo si va da quella porta? Ah, no? Scendere la scala, sì. Ah, no, ma qua forse si finisce, te lo dico io, qua si finisce dal treno. Dal treno deragliato, vero? Sì, lì si finisce dal treno. Però è giusto, fermo, è qua. E lì? È qua la porta rossa che dico. Voglio andarla a Minchia, vedere. l'abbiamo lasciata nera dall'inizio. Vabbè, magari non si poteva aprire, eh. Però ora sono curioso. Boh, ah, quindi dall'inizio, dalle fogne fondamentalmente. È da proprio dal treno. Non dalle manco dalle fogne. Dove c'è il treno? C'è una mega porta rossa che non ci siamo cacati di striscio. Stiamo E è tutto il andando. gioco che la intravedo e dico, ma sì, poi vediamo.
Ma ti fa entrare? Sì. No, aspetta, nella porta non lo so. Dove c'è il treno, sì. E qua in fondo. Però forse ci sono le fiamme in mezzo. Allora, esatto. Ti spiego. Non mi ci fa andare perché ci sono le fiamme in mezzo. Quindi a meno che non ci sia una maniera bestiale, probabilmente non è una roba che possiamo fare. O ci ricongiungiamo dopo. Ok. Boh, vabbè, Sì, magari è una roba dopo, vabbè. Ecco, mi sono tolto questo dubbio. Boh, figlia di la merda. Mi ha già colpito 2 volte. boh, boh. Vabbè, Beppe, però devi Ne star sono. sereno un attimo, cioè, aspetta. Oh. Allora, da dov'è che si passa da quel posto lì? Non devo andare su, no? Sempre da sotto devo passare. In che se... Sì, no, tu devi passare, ci cioè, devi salire le scale e vai verso. Che scale? Verso su. No, per No, andare nelle Beppe. scolopendre. C'è una porta a sinistra e non ti devi cagare. No, devi E stare poi vai calmo. su per No, le devi scale. stare calmo. Da dove devo passare? Dall'atrio. Te sei andato avanti. Stai giocando Resident Evil 1. Che Pensavo cazzo. che. Niente, allora. Sai dove c'è il ritratto del quadro? Che è aperto. Ok, Vai a adesso. destra. E boh, quindi al E poi la secondo prima porta che è piano. davanti. Al secondo piano, subito Raga, la porta a destra. quello ti ho chiesto. Primo piano o Ah, secondo? boh, è No, tutto. tu devi ignorare, devi fare, raga. Ecco, Devi ignorare, insomma. Adesso tocca a lei. Sto le usando la sento ste tua. bastarde. Allora, beh. Sono 4, eh. Sono quattro. Allora, ciccia. Vado da solo. Mi devi rompere la minchia. Però. Esatto. Dritto, dritto per dritto devo andare. Roger. Boh, io Allora. sono riuscito a evitare anche con lei. Le sento quelle bastarde. Corri, corri! No, Ok, allora, ok. lui è andato. Mo mando pure lei. Dai, raga. Riflessi felini. È lì davanti la puttana. Aspetta, aspetta, aspetta. Riflessi pazzeschi. Estia. Ce l'ho fatta. Boh, così. This way. Ok. Piglia ste munizioni, va this way. Parabellums. Ok. Io sto per andare a mettere gli stemmi, praticamente. Esatto. Metti la scala. Eccoci qua. Ma basta sti tasti, ma basta. Maledetto. Usa. Allora, mettiamo i sistemi. Una. Unità. Obbedienza. Come non ho bisogno al momento? Vedi di mettere Disciplina. questi tasti. Ci sei? Li stai Non ne ho bisogno. mettendo? Sì, adesso sì. Qua se non sei allineato perfettamente. Un casino. Che si apre la porta lì di fianco, suppongo. Ah no. Parte. Ah sì? Partito un video bestiale, eh? Attenzione. Pazzesco. Va bene. Laureato. Bestiale. Trofeo pazzesco. Va bene, raga, stiamo Eh uscendo. sì, adesso la porta si può aprire perché nel ponte Perché a si è abbassata sta livello. Eh torre. sì. Vi sento. Ah no, è un uccello? Sì, sono i corvi, raga, corri. Corre. Allora, qua si può andare a destra, dritto. Guarda che è tutto rosso. Andiamo a destra. Tutto rosso, andiamo a destra. Raga, vacci però. E Musichetta del cazzo, cos'è una chiesa? qua che succede, scusa? No, oi! Qua Ok, c'è una ho stanza del. già capito. Vita del cazzo. Qua Cioè, praticamente praticamente può abbiamo. andare avanti solo uno, capito?
Ok. Chi mando? Ma io mando perché lui mi sono portato dietro le bottiglie? Ma sarò picio. Vabbè. Allora, raga, facciamo 4 e 4 molotov. Mandiamo lui. C'ha i maschilisti. No, però, raga, devi. Sì, ma io mando lui perché è più resistente. Abbiamo già detto sta stronzata. Allora, quindi ora è aperta la porta. Entriamo. Tu rimani qua in mezzo a. Allora. C'è un silenzio che non so se è una buona notizia, devo essere onesto. Sì, effettivamente. Vabbè, c'è un quadro della Madonna. Esatto. Ma di Miranda di. Malgrado allora, malgrado l'aura divina che lo circonda, è come se nascondesse qualcosa di macabro. Effettivamente ci sono due Madonne. Due Madonne e un Cristo, perché? E zio uditore che regge la fiaccola. Raga, entro questa porta. È l'unica porta che c'è. Stanza di salvataggio. Ah, Madonna della roba che c'è qua dentro. Ah! Bling, plong. Che hai visto? No, pensavo tre cose, pensavo. Fossero quegli oggetti che avevamo nel nel salone, invece no, c'è cioè proprio delle robe che ci regalano. Esatto, sono due oggetti che per ora lascio qua, perché sì, io salvo, non so se dà una salvata. Non ci voglio. Vabbè, ma lei con facile, sì, tanto ho fatto tanto un ne abbiamo salvataggi. Mi è partito un video. Forse conveniva dare una salvata. Vabbè, raga. Ho come l'impressione che morirò qui. Io scappo. Minchia, ci ha fatto trovare il lanciagranate, già mi immagino. Porca troia. Mo siamo portato dietro. Guarda, io l'ho gestita easy per ora. Raga, non ho risolto. Cazzo, è Batman, Dio. Raga, è Man Bat. Io però non ho. È Man Bat. Non ho le risorse. Allora, stiamo calmi. Se cambiamo piastrella. Ah, sono scappato. Non succede una minchia. Why? Dobbiamo per forza ammazzare quelli? Eh no, perché io non ho. Non lo posso fare. No. Cioè io ho la pistola modificata. Di un po' di colpi. Io ho la pistola, ma. No, però raga, il problema. Cioè uno si fa una cosa per il lanciagranate. Corrente. E chiusa chiave dall'altro lato. Beppe, è un problema. Perché qua le altre piastrelle non fanno un cazzo. No. È un boss che devi farti da solo. Ci stiamo provando con la pistolina. Perché sennò vuol dire ritornare indietro agli scaraburi. Allora. Dai, io provo a farlo con la pistola, tanto salvato nel caso. A sto punto provo a dare una salvata anch'io. Io ci provo, eh. Provaci se ce la fai, dimmi. Il problema è la mancanza di cure comunque. Sì, anche. Allora, attenzione, lo so. Guarda il napalm. Mi devo da prendere il lanciagranate e faccio una corsa. Anche perché sono morto. Cioè. Sono abbastanza sicuro che sto sprecando i colpi, però. Allora la lascio qua dalla porta, gli faccio essere. Devi aprirla però sto. Pericolo, lo so. Ah!
Sono morto. Niente, bisogna tornare dagli scarabuti e prendere un lanciagranate. Quindi in realtà mi conviene caricare il salvataggio più vecchio. Oh, io sto andando, ci sto provando col fucile. E devo imparare a schivare un po', però, perché io sto lì a prendermi gli schiaffi. Un problema. Ma devo farlo anch'io. Perché non posso tornare indietro. Muoio, non ce la faccio. E schivare non posso schivare perché sono due scimmie che si mettono una di fianco all'altra, tu non puoi passare. Non puoi saltare, non puoi fare un cazzo. Raga, però se iniziamo con i pipistrellini mi avete rotto la minchia. Sì, dopo un po' iniziano con i pipistrellini e... Beh, poi lui mira automaticamente quelli piccoli, sto cretino. Guarda che roba, mi spreca i colpi. Guarda che roba! Di fa. Oh, ho vinto. Hai vinto? Ma l'hai minchiata, lo so che l'hai minchiata. Un paio di caricatori di fucile, mo sono mezzo morto. E men batte, fa. Pipistrello a terra. Sì, io mo sono devastato praticamente, però. Sua attenzione. Ho fatto fuori un caricatore. Due caricatori. Quasi due caricatori di fucile a pompa. Però, che devi fare? Mi ha ammazzato. Vaffanculo. Va bene. Devo farcela con la pistola. E quindi ora che questo è a terra? C'è su qualcosa. Sembra necessario utilizzare qualcosa per salire in alto. Scusa? Per salire in alto. Ah, raga, il rampino? Mi stai prendendo per il culo. No, raga. questo è un problema. Sì, però non capisci perché serve un cassone, hanno rotto i coglioni. Sì, perché... Allora bisogna tornare per forza indietro. Che palle. Vabbè, tu ricarichi il salvataggio. No, però raga, mi avete rotto il cazzo se devo rifare tutto da capo, porta pazienza. Perché scusami, adesso la strada è diversa in che senso? Dove vai a finire? Allora, va a finire nel tetto praticamente della casa. Tipo in un balcone. Mi ricordo, balcone qui, sì. Ci sono le scimmie. Ti fanno fuori, io non riesco a evitarle, perché se ti mettono... Amici, devo provare. Si mettono una di fianco all'altro, capito? Non ti fanno, devo provare, ma posso rifarmi tutto da capo, porca. Boh, sono riuscito a evitarla questa volta. E quello che ho salvato, adesso aspetta. Troppi! Vabbè, mi hai rotto il cazzo. Allora, devi entrare nel menu, però che dio carino. Allora. Quanti colpi hai detto un caricatore che svuotato al pipistrello? Due. Due, quindi sono 12 colpi di pistola. Allora, cioè, 12 colpi di... Le scimmie le ho ammazzate, ho sprecato altri colpi di... Lo so, ma io sono senza. Guarda qua dove cazzo siamo, sì, dall'auditorium. Però, Beppe, ti conviene. Ti conviene far fuori le scimmie piuttosto che rifarti il boss. Io adesso, per carità... Il boss non sono riuscito ad ammazzarlo, quindi sono tornato indietro. Perché non poi ho la pistola. Ma sai perché? Perché è super comodo, e poi ti ricolleghi all'atrio. Sei qua nell'auditorium. Allora, facciamo così. Qua non c'è un'erba verde, un cazzo. Non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Va bene, abbandono il fucile. Tanto abbiamo appena fatto un boss, ce ne sarà mica subito un altro. No, minchia, però mi devo portare già il rampino adesso. Cazzo. Sono tornato indietro a prendermi sto rampino. E cosa appoggio qua con lui? Bene che il rampino l'avevo posato qua dicendo, tanto non lo dovrò mica più usare. Branco di facce di cazzo che ha fatto sto gioco, eh. Comunque, questa sera provo un senso di inquietudine non indifferente. Come mai? Non lo so. Rispetto alle altre sere, non lo so, stasera è un po' più così. Va bene, raga, quindi rientro dentro.
tu vai avanti perché non so davvero come sono girato, che cosa riuscire a fare. Ok. Allora, sono finito su un tetto che sembra praticamente un posto per una boss fight di Sekiro. Ok, meno male che non siamo a Sekiro. Molto suggestivo. Scendi a scala, raga. E sono finito. Sì, sul retro di sta minchia che però mi hai rotto il cazzo. È utile a riattivare la corrente. Esatto. Do not touch but fire. Cosa? Cioè, tipo, questa stanza del cazzo dove c'erano le munizioni, Don't touch potevano... but fire. Non azionare la leva. Ok, ora mi sento un po' un idiota. Aziona la leva. Però raga, in che inglese me lo scrivete le cose allora? Don't touch my tralala, my ding ding dong. Siamo Dice un... caldi. Esatto, dice un'erba rossa. Utile al cazzo. Perché se non hai l'erba verde... Vabbè, No, ma sto la sprecando i colpi. raccogliamo. Shortcut è aperta. No, ma avete rotto... Mi devi mirare giusto. Guarda, No, mi ha ammazzato. Non, infatti fai bene, vai avanti. Io qua sono io morto la adesso. maggior parte delle sberle l'ho presa proprio così, beh, l'ho presa proprio perché questo non mirava dove cazzo doveva. Un problema. La serata del cazzo. Dio Madonna. Vabbè, stai sereno adesso. Devo Ok. ritornare indietro. Con la pistola non si può fare, con lanciagranate sì. Le scimmie di merda sono un problema. Ma Ah, io sto entrando nella porta nuova qua. che mi si va Alexa che parla da sola? Ma pensa a te. Lascio qua la pistola. Ah, ha un ascensore, raga. E cazzo, però. C'è tutta la roba sopra. Per carità, c'è salvataggio. Dove siamo finiti? Laboratorio S2. Boh, il laboratorio, alla fine, cioè, in teoria, Però ti aspetto, Beppe, dai, per il laboratorio ti aspetto.